è convalidato il secondo segnale. Dall'esterno Power F cerca di sopravanzare Pari de Masque e Orly. Se sbaglia invece Prestige Dante, dal secondo nastro il più veloce è stato Onice Font. Sbaglia anche Orly, lasciando al comando Pari de Masque impegnato da Power F. Poi ancora Night Spirit Dance con vicino Onice Font. Insiste Power F e in 400 metri toglie il comando a Pari de Masque, subito inseguito da Onice Font, che è partito bene dal secondo nastro, punta in avanti e cerca di ottenere il comando, operazione che riesce. In 600 metri il penalizzato Onice Font è il nuovo leader, comunque i 600 iniziali sono in 45 secco, quindi spesa non indifferente per Onice Font per essere dov'è in questo istante davanti a Power F e Pari de Masque. La quarta posizione per Night Spirit Dance, a precedere Olaf Rivarco all'esterno che si trascina Juan de Greppi e quindi Pepita del Ronco, con Onice Font che mantiene ancora ritmo sollecito il chilometro in 1.16.6, ora parziale decelerazione che consente a Olaf Rivarco di migliorare al salchi di Power F, avendo in scia Juan de Greppi e Pepita del Ronco, mentre lungo la corda sono Pari de Masque e Night Spirit Dance. Onice Font leader, lo avvicina in progressione Olaf Rivarco, quando siamo ormai a 600 metri dall'epilogo. Onice Font in vantaggio su Olaf Rivarco all'esterno, Power F alla corda, Juan de Greppi al largo, si sposta Pari de Masque, accenna la terza ruota Pepita del Ronco, ma il gruppo è molto compatto dopo un miglio in 2-3 scarso. Onice Font pressato ora da Olaf Rivarco, la terza ruota di Juan de Greppi, dietro il quale si è spostato Pari de Masque in corda Power F, è tornata alla corda anche Pepita del Ronco, 200 metri all'arrivo con Onice Font alla corda che cerca di difendersi da Olaf Rivarco, allarga Juan de Greppi lungo la corda Power F, poi Pepita del Ronco e Pari de Masque, Olaf Rivarco che attacca Onice Font, quest'ultimo si difende, poi Juan de Greppi sul palo, Olaf Rivarco che emerge su Onice Font e Juan de Greppi vicinissimi con Pari de Masque anche all'esterno a contatto. La vittoria però, a mio avviso, per Olaf Rivarco ed Enrico Bellei al triplo, con il guizzo vincente proprio in zona traguardo, ai danni di Onice Font, Battistrada e anche di Juan de Greppi al largo. I tre molto vicini fino a pochi metri al traguardo, dove l'11 di Olaf Rivarco sembra emergere nei confronti di Juan de Greppi all'esterno, che forse a ragione di Onice Font ci sono a contatto anche Pari de Masque e Pepita del Ronco.